13 ottobre del 1918, il caricaturista dell'Avanti Giuseppe Scalarini sforna una vignetta dedicata al vero vincitore del primo conflitto mondiale, il bacillo dell'influenza che sta dilagando per tutto il continente. In un'Italia che nell'arco dei 20 giorni successivi, quelli compresi tra Vittorio Veneto e l'armistizio di Villa Giusti, vivrà effettivamente l'epopea della vittoria, si tratta di uno dei rari e sempre secondari accenni alla pandemia di febbre spagnola che imperversa nel mondo e che insieme al Portogallo fa dell'Italia, con le sue 600.000 vittime, tante quanti i caduti al fronte, il paese europeo con il più alto tasso di mortalità. Tuttavia, sempre di una piccola cifra si tratta, se è vero che nel corso di tre ondate susseguitesi tra il 1918 e il 1919, la pandemia, che se vogliamo fare paragoni colpisce più duro della peste nera del 300, infetta circa 1 miliardo di persone, cioè metà dell'allora popolazione mondiale, e ne uccide forse 10, forse 20, forse 50, forse 100 milioni. Da dove arrivi questa epidemia che cambia nome a seconda della geografia del contagio? Non si sa. In Spagna la chiamano soldato di Napoli, in Francia malattia 11, in Inghilterra febbre delle Fiandre, in Polonia malattia bolscevica, a Ceylon febbre di Bombay, in Malesia febbre di Singapore, in Giappone influenza del Sumo. Ma è nota più che con altri nomi come febbre spagnola, perché in Spagna non c'è la guerra e dunque non c'è censura che ne neghi la presenza. Difficile dire con certezza assoluta da dove venga. Di certo nel marzo del 1918 la sua presenza è attestata a Camp Funston in Kansas, un centro di raccolta per le truppe dello zio Sam in partenza per le trincee d'Europa, quando il cuoco militare Albert Gitchell si presenta all'ufficiale medico con sintomi, annota il medico stesso, di mal di gola, febbre e mal di testa. E presto raggiunto da un numero tale di ammalati da costringere a trasformare in un hangar in infermeria del campo. Sulla scia delle truppe, la febbre dei 3 giorni, che è un altro nome con cui la malattia viene conosciuta, passa dal Midwest alle città della East Coast, da lì ai porti francesi e poi al fronte occidentale, quindi all'Africa e via Medio Oriente, alla Cina, al Giappone e all'Australia, dove sembra poi svanire. Ma quella della primavera-estate del 1918 è solo la prima ondata, perché negli ultimi 3-4 mesi dell'anno, ancora favorita dai movimenti delle truppe, la pandemia torna a farsi sotto e in una forma più aggressiva della precedente, che lungo le autostrade della fame e della debilitazione colpisce più i giovani dei vecchi. E poi di nuovo svanisce, di nuovo ricompare e di nuovo svanisce nel corso del 1919. Di fronte all'improvviso manifestarsi di quella che l'igienista Ernesto Bertarelli definisce epidemia sfinge, una febbre a 39-40 gradi che vira subito in polmonite, che cosa fanno i medici? Generalizzare è difficile, ma essenzialmente, ed è un colpo durissimo al razionalismo dei 40 anni precedenti, durante i quali sono stati individuati gli agenti della peste, del colera, della tubercolosi, della sifilide, della malaria, del tifo, della difterite, non sanno davvero che pesci pigliare. Quando ci sono, prima che con gran gaudio dei grossisti la malattia faccia schizzare il loro prezzo alle stelle e costringa le autorità a calmierare i prezzi, nei loro dispensari i medici stessi hanno il chinino, o l'aspirina, o il fenazzone, o la noce vomica, che sono inefficaci tanto quanto l'antico salasso o, per arrivare ai rimedi artigianali, il trattamento piuttosto tossico, a dir la verità, con il mercurio. Ma poiché il contagio non risparmia nessuno, con gli ospedali che sono regrediti a un certo punto a lazzaretti, il problema è trovarli i medici, perché spesso a farne le veci sono il personale della Croce Rossa oppure semplici studenti agli ultimi anni di medicina. E poi, se l'influenza viaggia nell'aria al ritmo della tosse e degli starnuti, si può anche disinfettare tutto il disinfettabile, e difatti nelle città, le strade, gli edifici,
i corridoi sono saturati di formalina e lisoformio. Si possono anche escogitare soluzioni artigianali su tutta la sputacchiera tascabile, però, a dispetto di ogni catechismo sanitario, specialmente in un paese come l'Italia, il problema principale è uno: l'igiene pubblica che non c'è. Le case senza acqua o senza gabinetti o senza fogne, dove le famiglie insieme si ammassano, insieme si ammalano e insieme muoiono. Ovviamente quasi in ossequio a quel motto ottocentesco che suona come palliare ove il guarire non ha luogo, dove la scienza non può nulla, fioriscono gli auto da fè, i rimedi miracolosi, le pastiglie. Le pillole magiche, tanto inefficaci quanto fuori di battuta di contagioso successo. Però intorno alla pandemia poi fioriscono anche le interpretazioni più balzane, da chi la sospetta di essere il frutto di un'arma batteriologica sfuggita di mano agli americani, o a chi la sospetta di essere un'arma batteriologica sfuggita di mano ai tedeschi. Oppure scrive ancora sul Popolo d'Italia. Un noto luminare della medicina che si chiama Benito Mussolini invita a impedire a ogni italiano la sudicia abitudine di stringere la mano e la pandemia scomparirà nel corso di una notte. Poi, accanto al miracolismo e al complottismo, c'è la pratica religiosa, sul cui immaginario e sulle cui pratiche la pandemia impatta direttamente. Da un lato, il contagio appare a non pochi che lo vivono come una sorta di nuova piaga d'Egitto, un castigo apocalittico. Sembra la fine del mondo, scrive una lettera poi cassata dal reparto censura posta estera. E d'altronde, con quel suo odore medievale, l'idea della guerra prima e della malattia poi in abbinamento, entrambi quali punizioni divine per il peccato del mondo, sono temi ben noti e ben frequentati dall'omiletica del tempo. Dall'altro, oltre a riportare in auge l'antica pratica della misericordia e dell'assistenza agli infermi, mette la pandemia stessa, le autorità ecclesiastiche, in contrasto con quelle politiche. Ad esempio, in Italia, in che modo si può notificare la sospensione dell'obbligo del digiuno e dell'astinenza ai fedeli, senza rompere le maglie della censura? Oppure, come accade in Spagna, specie in Castiglia e Leon, come conciliare le pubbliche ordinanze che vietano assembramenti e anzi spingono verso l'isolamento e la quarantena, nel loro antico eco del Levitico, con il rispetto delle festività religiose, senza che la questione diventi subito terreno di scontro tra clericali e anticlericali. Ma più ancora, se la vogliamo dire così, la pandemia impatta sul dominio per eccellenza della Chiesa, quello della gestione della morte. E in questo senso, tornando in Italia e in particolare a Milano, la Spagnola sconvolge i tradizionali riti di sepoltura. Per evitare assembramenti è proibito seguire i carri funebri con il prete a bordo, ma anche far sostare i feretri in chiesa, laddove l'ufficio funebre avviene in absentia, senza il corpo del defunto. E però poi c'è anche altro, per non fiaccare ulteriormente il morale, sono proibiti i segni della pietas, proibito chiudere un battente di un portone in segno di lutto, proibite le corone di fiori, proibite le campane, o come si legge in un'altra lettera fermata dalla censura, non più preti, non più croci, non più campane, dritti al cimitero senza passare dalla chiesa. E poi nella stessa Milano, ed è un'immagine degna di Manzoni, nell'ottobre del 18 avvengono trasporti notturni di salme accatastate senza bara, prima che una protesta generalizzata riporti almeno in parte le cose al loro posto. E oggi in che modo ci parla quell'influenza che uccise Apollinaire, Weber, Francesco e Giacinta di Fatima e molti altri? Oggi finalmente la conosciamo meglio una pandemia apparsa per cause ignote e per cause ignote poi scomparsa, però totalmente esclusa dall'elaborazione del lutto attraverso cui il continente, per la via dei sacrari, degli ossari militari, dei monumenti ai caduti, elabora la sua memoria del conflitto, la sua memoria, per usare le parole di Benedetto XV, dell'inutile strage. Forse più che dell'influenza in sé ne comprendiamo meglio le conseguenze.
se vogliamo considerare la Spagnola come l'ultimo capitolo, o purtroppo dovremmo dire oggi il penultimo capitolo di un passato dominato dalle malattie infettive, senza dimenticare l'asiatica del 1957 o l'influenza di Hong Kong del 1968, che in entrambi i casi ereditarono parte dei geni della Spagnola. Ma la Spagnola poi è anche stato agente dell'affermazione dell'assistenza sanitaria per tutti e per la nascita della World Health Organization, sarebbe a dire l'organizzazione deputata alla prevenzione di nuove potenziali pandemie, legacy Ebola, SARS, aviaria e oggi purtroppo coronavirus. Infine, poi la conosciamo meglio anche da un punto di vista medico, anche se la conosciamo meglio soltanto da 20 anni, perché è nel 1996 che si è scoperto che la pandemia di Spagnola è dovuta al virus H1N1, in grado di sconvolgere il sistema immunitario, completamente isolato nel 1996 a Washington dai patologi militari Anne Reid e Jeffrey Taubenberger. E poi, grazie anche ad altri contributi, completamente sequenziato soltanto nel 2005.